Cosa sta succedendo tra Benedetta Rossi e il marito Marco? C'è stato uno stravolgimento nella coppia dopo quella richiesta arrivata in diretta. Chi si è messo tra di loro? Benedetta Rossi è una tra le food blogger più amate degli ultimi anni, in quanto le sue ricette prelibate, i suoi consigli furbi e il suo modo di fare familiare è quello che più la rendono popolare agli occhi dei suoi follower. Il bello di Benedetta è quello di restituire sempre ricette interessanti e mai banali, però alla portata di tutti, nel senso che anche chi se la cava meno a cucinare, con lei può riuscire a preparare una cena completa dall'antipasto al dessert, sfoggiando dei manicaretti da fare invidia agli chef stellati. Inoltre i fan, oltre alle ricette della Rossi, amano molto vedere i suoi familiari che cucinano con lei, così come suo marito Marco e le loro gite fuori porta con il cagnone Nuvola, diventata ormai la mascotte del suo profilo social. Eppure in tutto questo, c'è un fatto che ha confuso i fan, in quanto il marito è stato smascherato in pubblico per quella richiesta ottenuta in diretta. Cosa starà succedendo? Benedetta Rossi e la decisione presa con Marco Gentili. Benedetta Rossi e Marco Gentili decidono tutto insieme, essendo loro non soltanto compagni di vita, in quanto marito e moglie dal 2009, ma anche soci in affari, in quanto gestiscono Fatto in Casa per Voi e tutto quello che ruota attorno alla loro società. Ha fatto molto scalpore la notizia che Rossi e Gentili abbiano venduto il 51% della loro società alla Mondadori. In molti hanno temuto per il peggio, ma da quello che si è potuto capire, con questa soluzione loro potranno andare avanti con il loro lavoro come sempre per la gioia dei fan, e inoltre sono finalmente molto fiduciosi per il futuro. Chissà se alla fine cambierà qualcosa oppure no. Il messaggio per Marco. Benedetta Rossi e Marco Gentili, come dicevamo, condividono praticamente tutto nella loro vita, anche le telecamere, in quanto se sua moglie è ormai la regina della cucina, ogni tanto anche lui ha voglia di sperimentare il profumo della ribalta con le sue ricette più gettonate. Con uno spettacolo comico come solo loro due sanno restituire, Gentili ha informato che i fan gli hanno richiesto a grande voce la sua ricetta di come preparare le pannocchie in friggitrice ad aria, entusiasmo smorzato subito dopo che Super Benny ha confermato che sono stati solo due i messaggi ricevuti. Ad ogni modo, tra una risata e l'altra, Marco, degno allievo di Benedetta, ha preparato delle pannocchie spettacolari, tant'è che pure sua moglie l'ha promosso con il suo inconfondibile pollice in su. Vi riportiamo il video social completo in modo che possiate seguire la ricetta in tutte le sue parti.